Buongiorno a tutti, siamo all'asilo di Viguzzolo, alla scuola dell'infanzia, come si dice, dell'Istituto Comprensivo Viguzzolo, con la maestra Anna Di Tomasso. Per un'interessante iniziativa. Oggi è il giorno dell'Open Day qui all'asilo, l'Open Day di tutto l'Istituto Comprensivo di Viguzzolo. Qui all'asilo parte un progetto pilota che adesso la maestra Anna ci spiegherà. Ok. Prego. Allora, questo progetto è iniziato già 8 anni fa e da 5 anni è fatto in una maniera diversa, nel senso che coinvolge tutte le fasce, quindi 3, 4 e 5 anni. È in collaborazione con la CV è di supporto a noi, noi scegliamo un argomento che è quello che poi praticamente lega tutto l'anno, in questo caso sono gli animali, e questo argomento viene sviluppato anche attraverso l'arte, classica e moderna. Quest'anno abbiamo lavorato su come vedono gli animali, quindi per rispondere alla domanda come vedono gli animali abbiamo conosciuto degli artisti che ci hanno appunto permesso di lavorare in questa maniera. Ho capito, questi artisti come li reclutate, se così si può dire, come li trovate questi allora, artisti? Allora, abbiamo la collaborazione con la CV, in modo particolare con Walter Ponta, che è un appassionato di arte classica e moderna. Noi a lui diamo le nostre indicazioni, le nostre richieste, quello che ci serve, diciamo, per ampliare l'offerta. Lui in un primo incontro ci fa una serie di proposte con vari personaggi, proposte di laboratori. Noi procediamo alla prima scrematura, quindi diciamo che noi mettiamo la nostra capacità, che è quella didattica, quindi cosa può essere più adatto ai 3, ai 4 e 5, si procede con altri incontri di programmazione e quindi si arriva poi a scegliere quelli che sono i personaggi più adatti a sviluppare quel discorso per la nostra fascia d'età. Quindi è un lavoro molto lungo. Molto lungo. Oggi c'è la mostra, che è la conclusione del mese dell'arte, che è un mese che dura 6 settimane in realtà. E praticamente a partire da gennaio iniziano già le prime idee per l'anno prossimo, perché c'è un lavoro dietro molto molto lungo. Oltretutto da quest'anno tutte le scuole dell'infanzia dell'istituto, quindi Gremiasco, Casalnoceto, San Sebastiano e Garbagna, affronteranno lo stesso argomento, faranno anche loro il progetto arte. Noi come scuola pilota possiamo vantare la presenza dell'esperto, mentre loro condurranno, diciamo, il progetto con tutte le indicazioni che ricavano dagli incontri di programmazione. Quindi, diciamo, una cosa molto molto più articolata quest'anno. Sicuramente, siamo curiosi di vedere il risultato. Chissà se poi le scuole riusciranno a mettersi in rete tra di loro, magari a sviluppare sinergie nuove grazie a questa iniziativa. Beh, noi tra di noi, diciamo le 5 scuole dell'istituto, sì, poi fuori diciamo che facciamo una pubblicità talmente esagerata che qualcuno viene. Vengono anche insegnanti di altre scuole a vedere, qualche cosa sta passando, abbiamo passato anche del materiale e boh, vediamo. Va bene. Allora, prima di andare a visitare la mostra, chiediamo anche a Cinzia Brescia, di ACV, Associazione Culturale Viguzzolese, Viguzzolo Cultura, qual è il ruolo, ecco, di un'associazione che si affianca al lavoro istituzionale di una scuola? Ma la CV appunto si occupa di cultura e quindi sicuramente il fatto di essere riusciti ad entrare in una collaborazione così stretta con la scuola è molto importante. Il nostro scopo è quello appunto di fare cultura qui nel nostro paese, non potevamo iniziare meglio che con la scuola dell'infanzia. Questo progetto appunto sono ormai 8 anni che viene supportato da noi, la CV diciamo come associazione è di supporto, perché comunque Walter è uno dei nostri soci fondatori e il suo lavoro, diciamo, si mette appunto il suo volontariato nel mettersi al servizio delle richieste che vengono fatte dalle maestre per sviluppare poi questi percorsi. Siamo molto contenti perché quest'anno questo è diventato un progetto pilota per tutto l'istituto, quindi sicuramente per noi è una grande soddisfazione. Speriamo che di riuscire a costruire questo rapporto anche con la primaria, con cui comunque già da 3 anni con il premio Armeister dedicato al maestro Mario Marini abbiamo iniziato a collaborare, e magari perché no anche con la secondaria di primo grado, visto che sono i 3 ordini che abbiamo qua nel nostro paese.
Sarebbe interessante prendere i bambini praticamente da subito, dai 3 anni, e lasciarli 10 anni dopo con un bagaglio culturale, artistico. Dobbiamo trovare qualcuno che prenda le redini della CV quando noi saremo vecchi, e quindi insomma qualcuno dobbiamo pur farlo crescere. Giusto, bisogna portarsi avanti. Adesso abbiamo sentito nominare diverse volte Walter Ponta. Andiamo a cercarlo, perché lui dovrà farci la visita guidata alla mostra della scuola dell'infanzia di Viguzzolo. Allora. Ecco, finalmente una visita guidata con Walter Ponta, che ringraziamo perché lui è stato un po' dietro le quinte, però voglio dire, il ruolo di Walter è importante, quindi adesso lui che la conosce bene, forse meglio di tutti, proverà a raccontarci questa mostra, questo lavoro di Viguzzolo. Allora, brevemente abbiamo 6 aule, cioè 6 situazioni diverse, abbiamo considerato 6 animali diversi, cercando, come diceva la maestra Anna, di trovare dei pittori che hanno rappresentato con quadri, con opere, il modo di vedere degli animali. In questo caso, che è la prima delle 6 aule, in questo caso ci siamo riferiti ai tappeti natura di Piero Gilardi. Piero Gilardi è un artista torinese che riproduce della gomma spugna la natura. Praticamente fa dei tappeti di gomma, di spugna, che rappresentano la natura che è intorno. Lui sostiene che la natura sta completamente degradandosi, per salvarla dobbiamo riprodurla e metterla in un museo. Quindi questo sta facendo, prepara questi tappeti e li fa poi esporre nei musei. Noi ai bambini abbiamo fatto fare dei tappeti, anche noi, e abbiamo immaginato che l'elefante, l'animale in questione di questa aula, l'elefante passando, come può vedere la natura che ha intorno. E quindi abbiamo preparato questa piccola pedana che mette le persone un po' in alto, un 30 cm più in alto, e possono i visitatori vedere i lavori che hanno fatto i bambini per rappresentare il punto di vista dell'elefante, un po' più alto di quello che abbiamo già. Il materiale che abbiamo usato per fare ai bimbi queste opere è assolutamente sintetico, perché abbiamo cercato di utilizzare la plastica, il polistirolo, esattamente come fa Gilardi, e poi la spugna. Qui abbiamo quindi le opere una certa tridimensionalità. In questa stanza mettiamo musica naturale del bosco e ci sono un profumo di fiori, perché vogliamo che sia un'aula multisensoriale, quindi musica, vista degli oggetti, e poi dopo anche i profumi che si possono sentire in un bosco. Il punto di vista è quello dell'elefante, quindi da 3 metri di altezza che cosa può vedere un piccolo elefante e che ambienti può vedere. Allora, noi vorremmo che i visitatori non si chiedessero solo come hanno fatto i bambini a fare questo, ma soprattutto si chiedessero il perché. Il perché delle cose è fondamentale. Perché un artista come Fontana fa un taglio su una tela e diventa un'opera? Perché Parmigianino disegna una mano sproporzionata, eccetera. L'importante non è vedere se il bambino è riuscito a copiare bene il quadro di Parmigianino. L'importante è chiedersi perché Parmigianino ha fatto questo e perché i bambini hanno fatto quest'opera piuttosto che qualcos'altro. Invece siamo in una seconda aula, abbiamo il pesce come animale di riferimento, la visione del pesce, quindi in modo scientifico come si sviluppa. Il pesce vede a 180 gradi praticamente, vede dalla testa fino alla coda, e allora abbiamo trovato quadri che riportassero un modo di vedere in questo modo. E quindi
degli specchi e convessi, e il parmigianino prima di tutto, che con questo bellissimo autoritratto ha proprio dato l'idea di come si può dipingere rappresentando 180 gradi. Ovviamente qui abbiamo anche visto opere non solo del parmigianino, ma anche di Kapoor, di John Hick, di Van Hick, di Cornelius Escher e di Jeff Koons. Questi sono i pittori che abbiamo preso in considerazione durante la proiezione delle slide di questo anime. Ora andiamo a vedere. Quindi abbiamo fatto delle fotografie ai bambini in modo deformato, come li vedrebbe il pesce, e i bambini poi li hanno colorate cercando proprio di rappresentarsi, ognuno scelto il proprio colore, e in questo caso sono diventati dei palloncini ambientati. Qualcuno si è ambientato in una casa, qualcuno in un bosco, in una montagna, eccetera. Questo per i bambini di 3 e di 4 anni, mentre i bambini di 5 anni hanno fatto un lavoro più complesso perché sono più grandi, e abbiamo riunito i lavori in questa che dovrebbe rappresentare un acquario, dove dentro ci sono sempre dei bambini fotografati a fisheye, come li vedrebbe un pesce, e hanno poi rappresentato con una mezza sfera di polistirolo a loro volta dei pesci. Quindi si sono ambientati in un ambiente sottomarino, sott'acqua, e li abbiamo poi rimessi qui in questa vasca. Ognuno ha ovviamente scelto la posizione del pesce, la posizione delle bolle d'aria e che colore dare al proprio pesce. Questo è stato anche un lavoro interessante, perché questi non sono solamente disegni, non sono solo pitture, ma diventano quasi dei bassorilievi, cioè una parte in rilievo rispetto al piano su cui sono stati disegnati. Qui nel corridoio abbiamo messo le opere che sono fatte da Kandinsky, o perlomeno quello che noi abbiamo trovato come ispiratore di opere in bianco e nero con carattere un po' sfumate, esattamente come il gatto vede, cioè l'animale di riferimento è il gatto vede colori sfumati, sfocati, e li vede praticamente in bianco e nero, ha un'ottima visione notturna ma poca visione diurna. Abbiamo spiegato questo modo di vedere i gatti, abbiamo parlato di Kandinsky e della sua opera principale 30, cioè 30 quadratini in bianco e nero. E i bambini hanno fatto un lavoro dal mio punto di vista straordinario. Queste in basso sono opere di bambini di 3 anni che hanno deciso dove posizionare un quadrato, un cerchio, poi lo hanno colorato con il gesso e hanno cercato di sfumarli dando un effetto flu a quello che stavano vedendo. Per i bambini invece di 4 e di 5 anni è cambiata la tecnica, ma qui l'interessante è che hanno sovrapposto delle figure, hanno creato quelle, quindi, delle zone, e poi le hanno colorate utilizzando solamente un grigio, bianco, nero e grigio. Quindi avevano a disposizione solamente 4 forme e 4 colori. Qui è un lavoro che potrebbe essere quasi portato per ragazzi di 13-14 anni, un lavoro di questo genere. Noi l'abbiamo fatto con i bambini ed erano molto anche contenti di poterlo fare. È un'esperienza interessante, tempera su carta nera. Quindi queste sono opere che hanno fatto i bambini di 4 anni, utilizzando solo 3 forme geometriche, un quadrato, un cerchio, un triangolo, le hanno disposte a loro piacere e hanno poi colorato l'intersezione con 2 grigi, bianco e nero.
I bambini di 3 anni invece hanno utilizzato solamente il quadrato e il cerchio e hanno cercato di sfumarlo col gessetto. Sicuramente sono lavori interessanti e vediamo la differenza tra un bambino di 3 anni, un bambino di 4 anni e poi invece le opere dei bambini di 5 anni, dove abbiamo aumentato la complessità invece di avere solo 3 forme geometriche. Qui ne avevano a disposizione 5, 4 o 5 a scelta e l'interazione quindi si è complicata, ha creato più spazi, più livelli. Questa è l'aula che più a me piace e mi è piaciuto di più parlare di questo pittore e di questo animale, perché questa è l'aula del serpente. Abbiamo cercato di spiegare ai bambini la visione del serpente, che non è una visione come abbiamo noi, ma vede con la temperatura, quindi non vede i colori che vediamo noi, ma vede vede la temperatura, quindi il rosso è il più caldo, il blu è il più freddo. Abbiamo trovato delle correnti pittoriche, che sono i fauve, che pitturavano con colori non naturali e li abbiamo presentati ai bambini, così come André Derain, Matisse, Lamink, eccetera. Ma il pittore che di riferimento per questa esperienza di laboratorio è stato Lucio Fontana. E l'abbiamo preso Lucio Fontana perché la forma dell'occhio del serpente ci riporta a Lucio Fontana. Parlare di concetto spaziale, corrente spazialista a dei bambini di 3, 4 e 5 anni non è stato chiaramente facile. Abbiamo cercato di trovare parole molto semplici, abbiamo detto che dietro il tagli della tela di Fontana c'è l'attesa, qualche cosa che piace, qualche cosa che noi vorremmo che ci fosse, qualche cosa che ci aspettiamo che succeda. Abbiamo chiesto ai bambini di pitturare la tempera con la tela, fare un taglio come avrebbe fatto Fontana e di nascondere dietro le proprie attese. Quindi i bambini hanno disegnato qualcosa che è nelle loro attese, che vorrebbero. Qualcuno ha disegnato una fetta di torta, qualcuno ha disegnato un gelato e qualcuno ha disegnato magari un bambino, perché vorrebbe avere un fratello o vorrebbe avere un arcobaleno, vorrebbe toccare l'arcobaleno, ed è stato veramente una bella esperienza. Andiamo a vedere cosa hanno fatto. Allora, questa è sono le esperienze che abbiamo fatto con i bambini sui quadri di Fontana. Abbiamo rivestito delle tavolette con una tela, l'abbiamo fatta pitturare dai bambini in modo assolutamente uniforme, il più uniforme possibile, e poi i bambini con un attrezzo particolare, non pericoloso, hanno praticato il taglio. Dietro ogni genitore può scoprire che cosa è l'attesa del bambino. Quindi noi qui abbiamo Maddalena, non sappiamo, io non so perlomeno che cosa è nelle attese di Maddalena, non voglio, certo, non voglio andare a scoprire la privacy di questo bambino, però lei ha deciso che nelle sue attese ci sarà. Ma possiamo aspettarci che qua dentro ci sia un disegno, ci sia una scritta, un disegno delle proprie aspettative. Il bambino non sa scrivere, però c'è il disegno delle proprie aspettative. Lei lo ha fatto, lo ha messo, lo ha posizionato qui, ben nascosto, ha tagliato la tela in attesa che i genitori vengano a vedere che cosa ha fatto. Quindi tutti i lavori si chiamano attesa, tutti. Questa è attesa di Maddalena, 2018, tempera su tela, la tecnica che è stata usata. Ecco, ognuno di questi quadri, ognuno di queste opere nasconde un segreto o perlomeno nasconde l'attesa. Attraverso questi tagli, dice Fontana, passa la luce, passa il buio, passa la luce, passa lo spazio,
quindi passa il futuro. E noi qui ci vediamo che attraverso questi tagli passano le aspettative, passa il futuro dei bambini. Il futuro dei bambini, ma anche il nostro, visto che i bambini rappresentano anche il nostro futuro, certamente, Walter. Certamente. Poi vabbè, questo diciamo non come lavoro, ma nei momenti liberi abbiamo chiesto, le maestre hanno chiesto ai bambini di rappresentare gli animali che hanno visto. E quindi lungo le pareti di questa aula possiamo vedere come i bambini hanno interiorizzato la forma dell'ape, la forma dell'elefante, la forma del serpente e lo hanno poi rappresentato. Ovviamente ci sono abilità diverse, ci sono competenze diverse, c'è un'età diversa anche per ogni livello, però è bello capire come i bambini riescono a seguire anche il progetto arte e come riescono ad apprezzare quanto riusciamo a combinare. Bene. Andiamo nell'ultima o la penultima stanza? La penultima. Qua. Ah, ecco, qua c'è un altro atrio. Sì, qui c'è un altro atrio. E qui anche questo è un lavoro che ha dato abbastanza soddisfazione. Questa è la zona con l'animale di riferimento, l'ape. L'ape ha una visione praticamente a quadretti perché ha un occhio composto e quindi ha una visione composta dell'immagine che ha davanti. Questo ci ha suggerito di parlare ai bambini del mosaico, quindi una tecnica del tutto nuova per noi ovviamente, per le nostre esperienze, che la scuola ha cominciato a, che a scuola abbiamo cominciato a sperimentare e l'abbiamo fatto con tre livelli diversi di laboratorio. Questo è il laboratorio dei bambini più grandi, 5 anni, e hanno rappresentato dei fiori. Faccio notare che sono tutti fiori diversi, quindi abbiamo avuto modo di rappresentarli, di dire ai bambini i nomi dei fiori, i colori dei fiori, c'è chi ha fatto il gladiolo, chi ha fatto la margherita, chi ha fatto la rosa, chi ha fatto la viola, eccetera, eccetera. Hanno imparato nomi di fiori, hanno imparato colori diversi, ma soprattutto hanno imparato una tecnica per colorare con dei sassolini. Questi sono sassolini colorati, rappresentano le tessere come i grandi maestri del mosaico hanno fatto, e quindi hanno creato questi fiori con dei colori diversi. In questo caso il pittore di riferimento abbiamo preso Gaudí per i mosaici moderni e abbiamo preso i mosaici bizantini come modello per far fare i mosaici. Quindi i grandi, tra virgolette, le giraffe hanno fatto i mosaici utilizzando vere e proprie tessere, sassolini colorati. Sei il numero uno, non mi ha mica ripreso. Lui riprende tutto. Parlando di mosaico, qui sono i lavori dei bambini piccoli, 3 anni. Ecco, noi ai bambini di 3 anni abbiamo chiesto di appallottolare della carta, quindi fare proprio anche un lavoro così di modifica della carta, no? Per fare delle palline e poi di incollarle creando delle verdure o delle frutte. Quindi lavorando su un disegno che è stato fotocopiato, loro hanno messo le palline che hanno in precedente lavoro. Per invece i bambini mezzani, quindi le ranocchie che hanno 4 anni, un po' più complicato tagliare delle tessere di carta e poi creare il proprio animale, mettendo dei colori che piacciono ovviamente. E anche questo disegno è stato fatto, fotocopiato. A loro hanno notato per esempio il ritmo con cui hanno disposto i quadratini, i colori, la precisione che hanno usato.
hanno dovuto usare la forbice, quindi tagliarsi le tessere, tagliare i colori. Insomma, è un lavoro che a mio giudizio ha insegnato parecchio ai bimbi. In questa sala c'è un'altra attività che è piaciuto tantissimo fare, ai bambini fare e a noi far fare. Vediamo qui il lavoro finale, è l'isola di Manhattan con dei grattacieli, come li potrebbe vedere un falco volando. Per ricavare questo, quindi il fiume Harlem e il fiume Hudson che girano intorno all'isola di Manhattan e in mezzo Central Park. Abbiamo preso come riferimento Mondrian, la geometria dei suoi quadri. Lui abitava a New York e dall'alto, quando vedeva la città dal grattacielo, di notte vedeva le strade illuminate gialle e vedeva e aveva questa visione. Allora l'abbiamo proposta ai bambini, abbiamo proposto la storia, l'arte di Mondrian, abbiamo proposto questo quadro come riferimento, che è Boogie Boogie, da qui abbiamo ricavato il ritmo del movimento delle persone che si muovono, il ritmo degli oggetti, lo abbiamo riportato, abbiamo dato ai bambini una tavoletta neutra, bianca, non bianca ma neutra, loro l'hanno dipinto. Un isolato di Manhattan. Questo fa l'isolato che forma i quartieri e che formano la città. Poi abbiamo dato dei blocchetti, loro hanno deciso dove dare il rosso, dove dare il giallo, dove dare il blu, i blocchetti hanno deciso dove incollarli, qualcuno li ha lasciati sovrapposti, qualcuno li ha lasciati invece raggruppati, quindi abbiamo formato gli isolati e l'isola di Manhattan come il falco che gira e che vede qui. Visione del falco, quindi abbiamo presentato scientificamente la visione del falco e poi abbiamo rappresentato non un falco di campagna che gira sulle pianure, ma un falco di città che gira e dall'alto vede il quindi York. Faccio una battuta. Non solo arte, anche scienza. Sì. Perché la creatività non è dettata dal talento ma dalla conoscenza. Sì, in questo caso abbiamo cercato di far capire ai bambini il modo di vedere che hanno gli animali specifici, l'ape, l'elefante, il serpente, il falco, il pesce, come vedono la natura, come vedono l'ambiente che hanno intorno, il gatto, come vedono l'ambiente che hanno intorno e poi come gli artisti sono riusciti ad interpretare il mondo che hanno intorno dal punto di vista dell'animale. Va bene, a posto. Questo per me è tutto. Grazie Walter, grazie davvero. No, questo è un lavoro che mi è piaciuto tanto, secondo me ha insegnato tanto anche ai bambini. Nota che questo lo abbiamo fatto per tutto il comprensorio, quindi Sergio ha tagliato 1200 pezzi, cioè non ne ha tagliati proprio due. Questi qui sono per la scuola dell'infanzia, abbiamo fatto circa 400 pezzi, tra cartoncino, legno, plastica, materiali vari che abbiamo dovuto preparare. Poi abbiamo preparato le scatole, il materiale da mandare a Garbagna, San Sebastiano, Volpedo, eccetera, eccetera. Quindi anche un lavoro per la CV abbastanza impegnativo. Va bene. Poi gli allestimenti e quant'altro. Non ti rubo altro tempo, anche perché voglio andare a fare un po' qualche ripresa in giro da farmi qualche immagine da aggiungere al montaggio. Va bene, allora. Questo per noi sta finendo, ma stiamo già pensando all'anno prossimo. Eh sì, perché adesso appena finite le vacanze ricominciate con il nuovo progetto. Noi cominciamo le prime riunioni con le maestre, le facciamo verso gennaio, febbraio, cominciamo a polarizzare qualche idea e poi
si va avanti, ancora un paio di riunioni per arrivare a giugno con le idee già molto chiare, prima delle vacanze le idee molto chiare, e avere poi luglio e agosto per poter proprio cominciare a lavorare, a proporre. Abbiamo dei numeri piuttosto grossi da gestire, perché quando si parla di 400, 600 slide da dover commentare, c'è un grosso lavoro di preparazione. Tutto il materiale viene prima visionato dalle maestre, lavorato, vagliato, quindi molto si taglia, molto si aggiunge. Non è che la nostra collaborazione si limita al fatto di arrivare con un progetto e dire questo è il progetto, pronto, usiamolo. No, il lavoro va assolutamente preparato sempre in funzione di quello che è utile ai bambini, ma che è anche proponibile.